Banksy, come non l'avete mai visto, lo street artist più famoso e misterioso al mondo è al centro di una mostra che si aprirà mercoledì al Chiostro del Bramante a Roma. Emiliano Condò. Raccontare l'intuizione, portarla dalla strada al museo. E chissà cosa direbbe lui, allergico agli spazi chiusi, ai codici, alle regole del mercato dell'arte, se non le detta lui stesso. Banksy il provocatore, Banksy il distruttore delle sue stesse opere, l'artista capace di pensare un parco dei divertimenti incubo dove una cenerentola Lady Di si ribalta con la sua carrozza. 250 opere, dalle più note alle locandine fino ai dischi, Banksy che si fa enciclopedia di se stesso. Far scoprire al nostro pubblico, al visitatore, quanto Banksy sia completo e quanto un'opera, una sua idea, anzi più che un'opera, lui poi la declina in vari aspetti. La mostra ripercorre un ventennio di lavori dello sconosciuto di Bristol, dai topi, il suo inconfondibile marchio di fabbrica, agli autoritratti, ovviamente alla sua maniera. Ogni stanza ha un tema, c'è quella piena di carrelli che si materializzano nei luoghi più assurdi, emblema della denuncia del consumismo senza freni, e c'è quella dedicata alla riflessione caustica sulla guerra, resa inoffensiva, quasi ridicolizzata con un semplice fiocco rosa. Poi il rapporto complesso con la religione e quello con la sua Inghilterra, la battaglia persa contro la Brexit, lui che aveva promesso un suo disegno a chi gli avesse inviato una scheda con il voto contrario. In Cina il sogno di essere una sirena è